Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Allora, oggi è sabato e oggi sarebbe anche cioè una puntata, diciamo così, importante. Speriamo che la linea ci supporti, che la linea regga. Lo scorso sabato purtroppo non è stato possibile fare l'intervento. Allora oggi il dottor Manca si scusa, è un periodaccio per lui per tutta una serie di ragioni, non è presente, però per fortuna nel frattempo sono riuscito a chiarire gli aspetti più importanti e quindi adesso posso dire che facciamo una panoramica generale e poi come sempre d'ora in poi l'impostazione è la seguente, soprattutto per i clienti nuovi faranno con me, anche perché il dottor Marca purtroppo non è molto disponibile e quindi devo fare con me. Sono molto contento perché tanto i passaggi importanti li ho capiti, perché ho aperto dei conti senza problemi, quindi magari ecco, lui si occuperà di gestire i clienti esistenti, va bene? Allora, intanto do ovviamente benvenuto a tutti e dunque io vi ho caricato delle immagini, no, sul canale e vi pregherei, ecco, di aprire intanto il listino prezzi, così almeno io vi parlo e voi seguite man mano quello che vi dico, no? Ecco, perché poi questo intervento sarà poi riascoltato da persone e anche loro dovrebbero poi fare la stessa cosa, perché è chiaro che, come si dice, verba volant, no? È scritto normalmente, quindi importante avere davanti quello che in questo caso il listino prezzi. Però prima di partire, siccome poi tante volte l'immagine numero 5 relativa all'Organizzazione Mondiale della Sanità su input di Diego, che mi dà sempre delle idee, no? Delle cose, delle questioni da approfondire, e mi sono andato a vedere lo statuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché c'è tutta questa questione sui canali alternativi, il trattato pandemico passa, non passa, sarà approvato, non sarà approvato. Bene, è tutta come ho scritto, è tutto puzzo per niente, aria fritta, perché sai, i medici purtroppo non sono dei ricercatori e quindi loro fanno degli interventi così posso dire, sui criteri con i quali sono magari testati queste specie di vaccini, una cosa e quell'altra, ma non sono dei legali. E i legali tante volte sono un po' distratti da queste cose. Io non sono legale, sono un medico, e quindi essendo fuori da tutto, per certi aspetti ho anche la libertà, diciamo così, momento di potervi dire certe cose. Allora, come leggete, vedete, è scritto l'articolo 60, recita le decisioni dell'Assemblea della Sanità su questioni importanti, e questa non è importante, è importante.
importantissime, saranno prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Attenzione, presenti e votanti, perché è importante, bisogno dell'unanimità per far passare il trattato pandemico. Questo significa che il trattato pandemico, insomma, al di là di quello che ci vogliono far credere, è già stato approvato. Volete invece la funzione, come delegato, direi, speciale, proprio della gestione di questa cosa, che peraltro è un signore che non ha neanche un nome italiano. Ora scusatemi, sono fatta andare a vedere. Quindi quello che dice il ministro della salute non vale assolutamente nulla, a meno di quello che vi dico io. Max, non ti si sente più e comunque ti si sentiva a pezzi anche prima. Siamo in una situazione di questo tipo. Mi sentite adesso? Sì. Grazie, Gabriele. Abbiate pazienza, interrompetemi subito, eh? Gabriele, interrompimi subito se per caso. Va bene. Allora, dicevo, ora non so a che punto sono rimasto, però dicevo che ci sono quattro tipi di tagli di diverso, ovviamente, più scegliete la taglia più grossa e meno pagate di oro. Stesso discorso per il deposito, anche perché si presume appunto a uno sconto anche sul deposito. Va bene? Allora, le prime, dicevo, due taglie sono da considerare come dei piccoli piani di accumulo. Va bene? Io a questo punto, se uno deve fare un piano di accumulo, lascerei perdere la S e mi concentrerei sulla M6. La M6 quindi costa 600 più 100 di acconto, cioè di acquisto metalli. Con 700 euro uno può aprire questo conto. Se poi c'è qualche soldo, ce lo può anche mettere. Se riesce a metterci 12.000 di acquisto metalli più i 700 di apertura conto, in 18 mesi con 33,33 euro al mese recupera tutto il premio. E lo stesso principio vale anche per la L, con importi diversi, naturalmente per la XL. Va bene? Detto questo, io mi concentrerei sul prodotto L12 e l'XL24. Allora, io
introdurrò l'L12, che è il prodotto probabilmente che interessa di più e che è quello che io, diciamo, sponsorizzo a questo momento, a parte particolari clienti, come dicevo nel fuori onda, mi sembra, ecco, e funziona in questa maniera. Allora, uno, diciamo, un certo investimento da fare, l'investimento da fare varia da, non lo so, minimo, premio di apertura, quindi 1200 di premio più 200 di acquisto metallo per un totale di 1400. Se il cliente, se il soggetto non ha grandi soldi da metterci, non ci mette niente, ci mette quello che può, se riesce a investire fino a 12.000 euro, comincia intanto a recuperare i primi 600 di premio, no? E gli vengono restituiti naturalmente 50 euro al mese. Se riesce invece, se ha la possibilità di investire 27.000 euro, allora in quel caso ha il rimborso piano piano nei 24 mesi completo. Allora qui c'è da fare una nota importante, ne parlavo ieri con Felice. Per attivare questo switch pilot che io ho risoprannominato switch di valorizzazione metallo, quindi io chiamerò poi il valorizzatore, perché in effetti è quello che fa. Valorizza il metallo in deposito, va bene, attraverso tutto un certo sistema di software creato. Non entriamo troppo nei dettagli, perché tanto poi i dettagli, chi studia un software che poi magari è anche brevettato, è possibilissimo, non te li dice tutti. Io ve lo dico perché. Faccio questa parentesi, ho applicato per una patente, per la mia invenzione, no? Che è stata poi accettata dal governo americano, ma non ho scritto tutto, 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 tutto. Qualche piccolo segreto me lo sono tenuto per me, funziona sempre così. Va bene, ecco, dicevo, senza entrare troppo nei dettagli, si genera il valore e in questo caso funziona in questa maniera qui. Quando uno sottoscrive per la L12, i plus sono il 3% di sconto sul metallo, no? Cosa che non ha per esempio sulla S. Sulla M6 mi sono dimenticato di dirci all'1% di sconto. Dopodiché c'è un po' di sconto sul deposito, va bene, deposito del metallo, lo 0,06%, anziché lo 0,7% che c'è per esempio sulla M6. Quindi le due convenienze nella sostanza sono lo sconto sull'acquisto metallo, va bene, e diciamo lo sconto sul deposito metallo. Poi, stessa funzione come vi ho detto, arrivata a 27.000 iniziate a detrarre dal mese successivo questi 50 euro. Va bene? Quindi è tutto abbastanza semplice, non è che sia particolarmente difficile. Allora, questo valorizzatore è stato studiato in una maniera tale che quando entra in funzione, uno acquista grammatura. Bene, benissimo, la grammatura varia massima da 4, 5. Anche ieri Western mi ha mandato un documento dal quale risulta che un cliente che aveva investito circa 250.000 euro, aveva quindi una XL, aveva guadagnato circa 6-5 grammi nel primo switch, nel primo intervento del switch, mi dice le date, tutto, lo lasciamo fare, e altri 5-6 nel secondo. Quindi questa cosa qui funziona abbastanza bene, anche se nella sostanza ha dovuto ammettere che nella sostanza il guadagno di grammatura totale non varia molto dalla L alla XL. Quello che vale è quello che vi dicevo prima, cioè che se uno deve acquistare un certo quantitativo, c'è uno sconto superiore, paga meno di deposito. Vabbè, questo me l'hanno dovuto
confermare questo. Diciamo che di massima che un cliente che deve investire fino a 100.000 euro la si mette nell'icona nel sistema, no? Nella proiezione che c'è su quel link che vi ho mandato. Se voi digitate 34.000 euro, automaticamente il sistema vi dà la XL. Al di sotto, fino a 33, vi dà la L, che va bene, va benissimo. Quindi diciamo che per un investimento di 35 si suggerisce, anch'io potrei suggerire la XL senza problemi, sempre che uno poi debba ricomprare. Mi sentite? Mi sentite, vero? Ogni tanto c'è la pallina che gira. Sì, Mi sentite, c'è Gabriele? stata Sentite, qualche giusto? incertezza, ma sì. Gabriele? Mi sentite? Va bene, nell'insieme si è capito tutto, no? Quello che Sì. ho detto. Va bene, speriamo. Allora, non c'è nessuna durata del contratto, non c'è nessun contratto. Uno può aprire questo conto qua dopo per tutta una serie di ragioni e lo vuol chiudere, lo chiude, ma non è logico chiuderlo. È logico eventualmente farsi trasferire un po' di metallo, scusate, se ha bisogno di soldi, vendere un po' di metallo e non è la fine del mondo. Tenete presente che per far funzionare il valorizzatore deve comunque mantenere sul conto almeno 20.000 euro. Questi 20.000 euro possono essere investiti sia in argento che in oro, ma non in tutte e due, cioè in tutte e due bisogna che siano 40.000 euro, non veste 20 e 20. In questo particolare momento, con le riserve del caso, per chi ha già comprato oro, va bene, suggerirei di investire 20 in argento e di puntare sull'argento. Perché? Molto semplice, per due ragioni. Perché tanto il sistema lavora bene sia sull'argento che sull'oro, e mi sembra di aver capito, se ci sono delle differenze sono minime, quindi la resa in grammatura è la stessa, però può avere a fine anno, insomma, nel corso dei mesi, un incremento maggiore appunto sull'argento che sull'oro, che un certo picco l'ha già fatto. Eventualmente la considerazione che posso fare è questa. Se uno invece non ha già acquistato oro, questo è a sua discrezione. Ne abbiamo parlato ieri anche con Felice, e uno sceglie quello che vuole fare. Probabilmente, sinceramente, aprendo un conto da nuovo, a nuovo, probabilmente è meglio comprare oro, sinceramente. Ecco, però, dal punto di vista, come posso dire, dell'investimento speculativo, ha una sua logica anche comprare argento. Va bene? Se uno ha la possibilità di comprare 20 e 20, meglio ancora, andiamo diretti verso una XL. E magari compriamo appunto 20 o 25% di oro e d'argento, insomma, ne parliamo. Quello ne parliamo. La presentazione, in un certo senso, perché poi basta ascoltarla, basta di sentire, è abbastanza semplice. La differenza sostanziale qual è? Coloro che vogliono aprire un conto e possono per la XL pagare 27.000 euro, va bene? E per la XL 50.000 euro oppure non posso. Nel momento in cui arrivano a questo traguardo, diciamo così, iniziano man mano a recuperare, no, a recuperare questo benedetto premio. Non c'è un termine di tempo, basta che il conto aumenti piano piano. Quando arrivano ai primi, per esempio, 12, automaticamente si innesca il sistema e gli fa recuperare i primi 600 euro, no? Perché bisogna fare 50 per 12, 50 per 12, 5 per 6, 12, 5 per 6, 30. Ogni mese, cioè, ci sono 50 euro di recupero, per 12 mesi sono 600 euro. Va bene, scritto tutto lì. Poi, stessa cosa succederà quando arrivano a 27, capite? E recuperano
gli altri 600, 600 più 600 sono 1200 di premio, quindi a un certo punto recuperano tutto. Chi invece magari non ce la fa, mal di poco, perché io vi ho preparato una tabella che abbiamo messo insieme con Buongiorno Giacomo, messo insieme con Dottor Manca, che è la tabella numero 2 che ho richiamato, che trovate, che vi ho caricato, SMV, dove potete vedere che se il soggetto, per esempio, ha 25.000, un investimento di 25.000 euro, qui la proiezione addirittura mensile sarebbe di un rimborso di 542 al mese. Ma lasciamolo fare questa cifra, consideriamo la metà, consideriamo addirittura 200. Uno che apre una XL in 6 mesi recupera tutto, nella malagurata delle ipotesi. E intanto però il software nel frattempo li fa guadagnare grammatura. Quindi non è che sia proprio un dramma, l'importante è trovarsi in una situazione in cui si investa almeno 20.000 per attivare il software. Domande? Io vi ho allegato la landing page in alto Non ti si sente più, ma... insomma, tutte le varie contenuti di questa landing page, ci cliccate. Io non sento più niente. No, credo che abbia delle difficoltà a ricollegarsi perché non appare più. Non so se sentite voi, io non sento nulla e non capisco, mi dà come in linea il Max, però sembra che non riesca a rientrare. È uscito direttamente, non regge la sua linea probabilmente. Ho provato a scrivergli un messaggio, me lo dà come in linea, non capisco. Pronto, mi sentite adesso? Sì, sembra anche bene. Madonna mia, abbiate pazienza. È sabato, a quest'ora qui ovviamente molti si collegano a internet. E quindi mi sentite bene adesso? Ci sono per caso delle domande? Avete delle domande? Perché io vi avrei detto tutto, un po' meno. Poi il resto sta a voi, appunto, vi dicevo di leggere il link. Che vi ho postato, dove trovate tutta una serie di informazioni, no? Sul, insomma, proprio da Westa, mettete lì con un pochettino di calma, ascoltate, riascoltate l'intervento, vi leggete per bene tutto, poi mandate
magari ci sentiamo e mettiamo a punto, diciamo così, la strategia, anche se mi sembra abbastanza evidente, soprattutto per coloro che hanno un Royal Class in questo momento, che la convenienza ci sia. Ecco, a questo punto a me piace molto il Royal Class come era stato studiato, però dal momento che c'è la possibilità di guadagnare qualche soldino, non pagare il deposito perché il valorizzatore si recupera a sufficienza, insomma, per guadagnare anche qualcosa a fine anno senza rischi, mi sembra una cosa sbagliata non fare niente. Ecco, poi ognuno come crede, come credete. Io era mia, ho mandato anche delle comunicazioni, no, tramite WhatsApp, Telegram. Io sapete che non cerco di non disturbare mai nessuno, ecco, però da un lato è mio dovere informare chi ha sottoscritto con Ovesta che l'azienda ha introdotto dei nuovi programmi, perché sennò poi uno mi può dire: ma te non mi hai detto niente, perché non mi hai detto nulla, una cosa quella. Dall'altro, sì, molti mi hanno risposto, ma molti non mi hanno neanche risposto. Ora io, per carità di Dio, non voglio, uno è libero di fare quello che vuole. Ma in che senso ha a sottoscrivere magari 1 o 2 anni fa con Ovesta, investire anche dei soldi, e loro con Ovesta non parlano, perché Ovesta in linea di massima non parla, no, con i clienti, e ci siamo noi in mezzo. Quindi non capisco come mettere dei soldi in un fondo e poi boh, fregarsene. Non riesco a capire veramente tante volte le persone come mai possano ragionare in maniera così strana. Invece di prendersi cura, almeno rispondimi, almeno dimmi: guarda, sentiamoci tra un mese, sentiamoci più avanti. E invece, ora, la stragrande maggioranza di voi, di coloro che mi seguono, ovviamente ci sentiamo spessissimo e non è un problema, poi molti fanno parte anche del piano B, ci mancherebbe altro. Però alcuni sono spariti, molti hanno. Non molti, alcuni hanno venduto l'oro senza dirmi niente. Ora, per carità di Dio, uno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro, no? Però, ora, Ovesta, mi sono un pochino risentito con Ovesta perché ho chiesto, no, al rappresentante, ho detto: ma quando un cliente vende, no? Non sarebbe utile, insomma, farcelo sapere, perché vogliamo sapere anche, questo è un discorso di marketing, no? Di ritorno della soddisfazione del cliente, si dice, perché una persona può anche vendere perché non è contento, e allora bisogna capire, no? Bisogna andare a capire perché ha venduto. E dice: no, in questo momento non lo facciamo. E io ho detto: no, dovete farlo, perché io devo sapere quando un cliente lascia per colpa nostra, che il servizio non era buono, lascia perché ha deciso di vendere. Ci deve vendere, non c'è nessun tipo di problema, ecco. Però tante volte, vedete, io lavoro in una maniera che le aziende, tante volte, anche seppur eccellenti, come cerca sicuramente di fare Ovesta, l'introduzione di questo sistema di valorizzazione lo conferma, perché sicuramente è una cosa che gli è costato un sacco di soldi, frattempo costi di software, di royalty, costa un sacco di soldi, lo posso assicurare io, eh? Però tante volte hanno dei limiti. Però io ho parlato ieri con il responsabile, Mr. Wang, e gli ho detto: Mr. Wang, io ti dico le cose che ti dico, non prenderle per male, perché siccome io ho un background insomma, in tante cose del marketing, io vi dico delle cose perché secondo me sono importanti, no? E io ho detto: no, tutto quello che ci dici va bene, e anzi, in futuro mi ha detto: faremo un discorso con te per vedere di migliorare. Insomma, non ha detto tanto, è proprio per farvi capire, per vedere, per cercare di migliorare tutte quelle cose che vanno migliorate. Questo naturalmente mi ha fatto molto piacere. Dico sempre, non l'ho detto a lui, lo dico a voi, ma non per darmi delle arie, no, assolutamente no. Io sono una persona sempre con piedi per te, però vedo delle cosettine, no, che sì, anche poco, poche cose, però se potesse essere migliorate anche quelle piccole cose lì, che non sono tanto chiare, che dicono una cosa, ma che l'azienda guadagnerebbe minimo 10% in più all'anno, quantomeno di soddisfazione del cliente.
perché la soddisfazione del cliente finale, ricordiamoci, in un settore come questo, che è un settore poi anche di servizi, è la cosa più importante, è l'obiettivo principale che tutte le aziende che operano in questi settori dovrebbero perseguire. Capite? Benissimo, comunque stiamo andando nella direzione giusta, sono molto contento per quello che mi riguarda. Avete per caso delle domande o dei commenti? Prego, non fate timidi, eh. Un'altra cosa importante che vi devo dire, eccola qua. Domande? Allora, vi devo comunicare che d'ora in poi, anche su input di Duilio, vi comunicherò tutto in euro, eh? In euro e in chili. Sapete che si usano le once, no? Ma ce ne facciamo per te. E in euro e in chili, facendo questo confronto sul sito mio di riferimento, no? Viene fuori che addirittura negli ultimi 20 anni, quindi considerando euro, l'ho postato, è l'immagine numero 4, potete andarla a vedere. Negli ultimi 20 anni addirittura l'oro ha fatto quasi 6 volte, ricordate prima erano 5.1, no? Facendo il calcolo in dollari, a ieri ha fatto quasi 6 volte, mentre la Coca-Cola è ancora ferma lì a 2.1. Quindi quando si parla di investimenti, quando si parla di investimenti ad alto reddito, ad alto... Guardate la proiezione, dice, ma di qui a 20 anni, guardate la proiezione ai 5 anni, è il 91.56%, guardate la proiezione nell'anno, è il 20.62%, qual è quell'azione in borsa che vi ha reso il 20.62% con rischi zero, con coefficiente di rischio zero? Quale? Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di individuare questo trend ormai 3-4 anni fa, perché la trilogia l'ho scritta nel 2001, ho iniziato la ricerca nel 2020, no? Non c'è stata la crisi, quindi ormai si parla quasi di 4 anni fa, e dobbiamo quindi essere contenti, no? Soprattutto per coloro che hanno fatto e già sottoscritto in passato, possiamo ritenerci contenti, no? Del risultato avuto. Quindi un minimo di credibilità l'abbiamo guadagnato. Benissimo, domande? Quindi, come vi dicevo, la procedura adesso è molto semplice. E clienti vecchi e nuovi, e via, clienti nuovi li gestisco io sicuramente, clienti vecchi che vogliono contattare me e che magari hanno un pochino di difficoltà possono sicuramente, non c'è niente di male, possono sicuramente contattarmi, facciamo un appuntamento, definiamo le ultime cose, per coloro che sono già clienti col Royal Class devono, anche non Royal Class, per aprire un nuovo prodotto di questi qui a taglie, devono compilare un foglio nel quale rinunciano al Royal Class. Royal Class sarà chiuso e tutto sarà trasferito sul nuovo conto. Va bene, attenzione, è possibile però aprire un nuovo conto senza toccare il deposito Royal Class. Nel momento invece in cui si vuole trasferire l'oro, ed è logico trasferirlo, no? Perché se no non genera niente, allora si deve chiudere il vecchio. E c'è un formato che bisogna, forma che bisogna compilare, vi do una mano io, non ci sono problemi. Poi, per tutti coloro che invece hanno sottoscritto in passato un piano di investimento, quindi coloro che hanno una smart, una business e una premium, dipende dalla situazione. Perché in qualsiasi momento possono chiudere una smart, perché la smart c'era un premio di 750 a fondo perduto, quindi in qualsiasi momento se hanno qualche soldo vi suggerisco di contattarmi e di passare subito o a una M, no? Oppure una L, dipende dal tipo che vogliono, che investimenti vogliono fare, va bene? Ma è inutile tenere una smart così se non ci si fa granché, meglio chiuderla.
Per chi ha sottoscritto una business o una premium invece dipende se hanno raggiunto il limite per cui hanno recuperato tutto l'aggio. Perché ora chi ha la Royal Class non lo sa, però vi dico che piano piano uno, no, che versava poi poteva recuperare sullo stesso criterio esatto di questo sistema nuovo qui a taglie. Uno pagava il premio, poi piano piano recuperava, no? Il criterio è lo stesso. Ecco, se uno ha finito di pagare il premio, come ha fatto Francesco, qua l'ha portato l'altro ieri l'altro, può sicuramente appunto aprire una nuova L e chiudere tutto il discorso vecchio. Per chi invece non ha finito, anche lì dipende, perché se è quasi alla fine o ha quasi, insomma, recuperato il 50%, anche in questo caso è sulla descrizione, ma probabilmente è meglio chiuderlo, fare un piccolo versamento che gli permette di arrivare ai 20 per attivare il valorizzatore e aprire un L1, no? Mi sembrerebbe logico, almeno comincia a guadagnare subito. Ecco. Quindi dipende, bisogna sentirci anche con questi soggetti, io vi contatterò tutti, poi se siete interessati a aprire un colloquio con me, io vi spiego tutto nei dettagli, devo capire per bene la situazione specifica di ognuno di voi e io ho questa per tutta una serie di ragioni tecniche. Per chi ha fatto piani di investimenti piccoli, non ce l'ho la situazione ad oggi del deposito di oro che avete, quindi vi prego di contattarmi, facciamo il punto della situazione. E altrimenti finite il piano che avete tranquillamente, quando l'avete finito magari ne riparliamo più. Spero di essere stato chiaro. Domande? Vediamo un po' se ci sono delle altre cosettine che vi devo dire. No, in questo modo vi ho detto tutto. Io nel frattempo, anche prima quando tu non c'eri, ho provato un po' a inserire dei dati diversi nella pagina della landing page che hai mandato prima, cambiando i valori di quanto uno pensa di investire e il tempo, dati risultati diversi, diciamo che è un aiuto probabilmente a scegliere la tariffa più indicata per a seconda di quanto uno vuole investire. Sì, e questo lo possiamo fare anche insieme, soprattutto con un cliente che appunto vuole approfondire questo aspetto, Gabriele. Facciamo insieme quando ci sentiamo, no? Anzi, da ora in poi io userò quella pagina lì come riferimento di base, piuttosto che io sto lavorando anche su un altro PDF, su un altro documento, che poi quello che ti ho mandato anche a te, Gabriele, che volendo potrei, nel quale potrei appunto fare degli altri esempi, delle altre cose. Il documento ormai lo finisco, lo voglio finire inserendo anche questi aggiornamenti che mi ha mandato ieri Mr. Wang, no? con l'attivazione del valorizzatore, proprio per dare degli esempi concreti. Poi io vi ho fatto la traduzione in italiano, i documenti, questi screenshot sono in tedesco, però i numeri sono numeri, quindi non è che si capisce abbastanza bene. Uno se vuole può leggere anche quelli, però diciamo sinceramente tra gli interventi e appunto questa landing page che loro hanno messo a disposizione è tutto piuttosto chiaro, cioè vale la pena sicuramente passare almeno come primo passo a una L12, su questo non c'è un bel dubbio, no? Benissimo. Ringrazio Diego per il continuo contributo, mi ha mandato un documento molto importante che vi voglio vedere in settimana, prodotto è un report che si chiama In Gold We Trust, è in inglese naturalmente, di New Gold e Playbook, mi sembra fatto piuttosto bene, e chi è interessato me lo chiede e lo faccio avere naturalmente. Questi quindi sono tutti aggiornamenti che io devo assolutamente fare. Quindi ti ringrazio Diego moltissimo per il tuo contributo.
silenzio sempre. Io ve lo faccio volentieri, se c'è qualcosa di interessante ve lo dico. Mi sentite? Nella pressione che avevano fatto in passato, lo scorso anno, l'anno prima, avevano previsto addirittura un crollo del valore dell'oro. Almeno hanno avuto l'onestà intellettuale. Mi senti? Mi sentite? Sì, per un attimo ti sei sentito un po' di nuovo intermittenza, ma adesso si sente. No, in questo report iniziato a leggere velocemente, nella prima parte dico che avevamo detto insomma che ci sarebbe stato non un crollo, però avrebbe perso peso, una cosa quella, avrebbe perso valore, una cosa quell'altra, ci correggiamo, no? E quindi hanno avuto almeno l'onestà intellettuale di correggersi, perché molti fanno delle previsioni, sparano a destra a manca e poi non si correggono nemmeno, e questo dimostra, come vi dicevo, professionalità. Perché secondo me uno che parla senza fornire fonti e parla a sproposito, come spesso mi succede di sentire commenti su molti canali, no? Insomma, anche quelli su Telegram, eccetera, non facciamo nomi, che è sempre abbastanza antipatico, con delle cose proprio astruse. È chiaro, così questi che non sono detto professionisti, no? Questi che è gente che sarebbe bene che non intervenisse nemmeno, perché fa soltanto confusione. Poi, se uno ha un certo background, capisce immediatamente con chi ha che fare. Purtroppo la maggior parte delle persone non hanno magari una grande conoscenza, no, dell'argomento, gli creano soltanto una grande confusione nella testa. Che è quello che stanno facendo adesso con le monete digitali. Cosa credete? Le monete digitali, a partire dal Bitcoin, vanno in quella direzione lì. I ragazzi giovani si buttano queste monete digitali in questi wallet. Ma i wallet digitali da chi pensate che siano gestiti? Sono gestiti dalle stesse banche. Ma che credete? Che siano completamente indipendenti dal sistema bancario? Ma scordiamocelo. Ecco, dove c'è un'ingenuità di fondo tante volte che a me le lascia perplesso. Allora meglio tenere i soldi nella banca normale, ma almeno finché esistono le agenzie possiamo andare poi lì a parlare col direttore, magari una mano ce la dà. Dopo direttore, dopo quando sarà tutto digitalizzato, che si fa? Si chiama il numero verde della Banca Centrale Europea quando abbiamo bisogno di avere delle delucidazioni sul nostro conto corrente, perché magari i soldi sono spariti? Stiamo andando incontro a una situazione, alla situazione che avevamo con la banca centrale russa nell'era comunista. Perché avere una banca centrale unica come banca centrale europea di fatto ci porta alla situazione che avevamo della banca centrale russa durante il periodo comunista. Stiamo andando in quella direzione lì, E pensate che il wallet digitale salvi i nostri risparmi? C'è una cosa soltanto, un'opzione soltanto disponibile. Mi dispiace per coloro che vi vendono a destra e manca fuffa, è l'oro. Oro fisico, stoccato presso un istituto credibile dove volete voi, possibilmente sotto FF. Non c'è nessun'altra possibilità. Tutti gli altri sono persone che vi vendono delle cose che ce l'hanno loro nella testa, ma che non esistono. Questa è l'era digitale. L'era digitale sarà fatta così. Tra poco ci saranno il sistema con l'intelligenza artificiale. Creerà una situazione per cui qualcuno vi parlerà magari dalla Tanzania, non l'avete mai visto in volto, e vi racconterà delle cose straordinarie. Dice: questo qui è un genio. Ma chi è questo qui? È come quel film famoso con Al Pacino, mi sfugge il nome, l'ho visto un po' di tempo fa, in cui lui riesce come agente a portare al successo una cantante che non esiste, perché era soltanto un'immagine olografica.
poi alla fine viene arrestato. È una cosa buffa, perché come vedete tante volte Hollywood ci dice la verità. Quella lì è una cosa che può capitare davvero anche nella musica oggi. Parlavo con un amico che vive a Berlino, che ha fatto anche lui a West, e mi diceva: ma sai che ho scoperto che un certo numero di cantanti rap, no? Rap e non solo, non esistono, e le canzoni sono fatte con l'intelligenza artificiale. E io ho detto: che ti meravigli, basta vedere quel film lì. Loro hanno creato una diva, no? Che poi è un grande successo, quindi grandi soldi. Poi alla fine lui viene arrestato, poi racconta la storia finale, non ci vuole credere nessuno, è un film, ma è una storia vera, succederanno queste cose. Quindi bisogna stare molto, 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 molto attenti a quello che si fa. Attentissimi, e la maggior parte delle persone non solo non hanno una preparazione di fondo, quasi in niente, ma se fregano. Quindi dobbiamo sempre essere positivi, ma neanche nell'acquisto dell'oro bisogna farlo in tutte le cose che facciamo nella vita, bisogna farlo in maniera consapevole. Cioè, si acquista oro perché ho capito la validità. Di nuovo sei sparito.